Da Sed Dio Vivente, Meditazione sul Purgatorio negli Scritti dei Mistici, volume primo, di Don Giulio Giacometti e Don Piero Sessa. Continua la lettura delle esperienze con le anime del Purgatorio di Santa Margherita Maria alla Cocca. Quanto a me, oimè, mia cara madre, che le potrei dire? Se non che piace al Signore di tenermi in uno stato di sofferenza continua in cui non mi riconosco più, con un esaurimento di forze che mi dà un'estrema fatica a trascinare questo miserabile cadavere di peccato. Quando vedo aumentare le mie sofferenze, mi sembra di sentire in me quasi la stessa gioia che hanno gli avari ed ambiziosi vedendo crescere i loro tesori. Mi sembra che queste sofferenze sono qualche volta per alcune delle anime sante del purgatorio. Questo è paragrafo intitolato Sofferenza continua, facciamo dei piccoli commentini per ciascuna di queste. Chi sta seguendo le meditazioni sulla vita interna di Gesù Cristo, avrà, specialmente nelle meditazioni di questa settimana, notato come il discorso di Gesù sulla croce è un discorso molto serio, molto impegnativo. C'era proprio una meditazione in questa settimana dove diceva che lui desidera anime che desiderino soffrire, quindi che trasformino la loro vita in una vita completamente crocifissa. Questa Santa Margherita Maria la Cocca è una di quelle che l'ha fatto e senza scherzare queste cose qui, no? E a parte lo stato di estrema sofferenza che descrive, dice: quando vedo aumentare le mie sofferenze, mi sembra di essere come gli avari e gli ambiziosi. Tutti che sono tutti gasati quando crescono i loro tesori. Ecco, veramente. E offre chiaramente alcune di queste sofferenze per le anime del purgatorio. Questo ci fa rendere conto come la santità con la S maiuscola è altro pianeta, insomma, no? Quindi è altro calibro. Speriamo che il Signore ci dia la grazia di almeno avvicinarci un po', sia pur lontanamente, a queste colonne veramente portanti della Chiesa di Dio. Bene, passiamo al paragrafo seguente. Santità di giustizia e misericordiosa bontà del Sacro Cuore. Qui siamo nel 1688, la sezione di prima era del 1686. Le chiedo una qualche preghiera di suffragio per la povera sorella N, in sollievo della quale sin dall'inizio dell'anno offro al nostro Signore ogni azione e sofferenza. Non mi ha lasciato in pace finché non le promisi formalmente di fare penitenza per lei. Soffriva molto e mi disse, specie per tre motivi: le eccessive attenzioni e cure esagerate che aveva avuto per la sua persona, primo; secondo, la mania di riferire mancando la carità; terzo, certe piccole ambizioni. Le chiedo dunque per lei qualche suffragio e il segreto. Le confesso che non mi ricordo di aver passato un anno simile a questo, per quanto concerne la sofferenza, perché mi sembra che la divina giustizia si valga di tutto per tormentarmi e niente mi fa più soffrire della sua santità di giustizia. È un tormento del cuore che trova rimedio soltanto nelle croci, nei dolori e nelle pene, nell'umiliazione di ogni specie, sotto il cui peso io soccomberei mille volte se la sua misericordiosa bontà non mi sostenesse in maniera del tutto eccezionale. Mi sono interamente abbandonata al Sacro Cuore di Gesù che ho scelto per guida ed egli mi ha voluto fare questa carità. Questo paragrafo è un pochino inquietante perché tante sofferenze e tante pene per delle cose che insomma sono peccatacci, insomma, clamorosi. Ora, punto primo, questa era sicuramente una suora, una consorella di Santa Margherita. E qui riflettano bene i religiosi e anche io e noi poveri preti che, come diceva San Bernardo, per queste categorie di persone le cose minime sono massime. E sovrasta su queste categorie di persone un giudizio molto rigoroso, perché sono tenute a particolare perfezione. Altrimenti facevano meglio a starsene dove stavano. Ecco, e se questo non accade, dopo sono
sono guai abbastanza impegnativi in purgatorio. O un anno, fin dall'inizio dell'anno, che offriva penitenza per questa, e abbiamo sentito poi, insomma, i tormenti non indifferenti, insomma, che ha dovuto tribolare e soffrire. La divina giustizia mi sembra che si valga di tutto per tormentarmi, e niente mi fa più soffrire della sua santità di giustizia. Inutile dire di ripetere sempre le stesse cose, come la giustizia di Dio oggi sembra accantonata in qualche dimenticatoio, e fare finta che non esista e che sia una cosa o inventata o comunque del tutto marginale. Vediamo come i santi ci raccontano un'altra storia, poi quando sentiamo queste storie c'è sempre il nostro libero arbitrio che dovrà scegliere poi a chi dare retta e da che parte stare. Se a ciò che i santi hanno visto, sperimentato, oltre che creduto e capito, oppure alle nuove strane teorie che circolano in giro, insomma. Poi, sempre nel 1688, ci sono altri due paragrafetti brevi, li leggiamo e poi ci fermiamo, perché dopo c'è un lungo paragrafo dedicato al beato Claudio La Colombière, della Colombière, che era il padre spirituale di Santa Margherita, che leggeremo la prossima volta. Il Sacro Cuore e le pene del Purgatorio. Il Sacro Cuore continua a darmi certe anime del Purgatorio per aiutarle a soddisfare la Divina Giustizia. In questo tempo soffro una pena pressappoco come la loro, non trovando riposo né giorno né notte. Quindi questo piccolo passaggio ci ricorda che il Purgatorio, come dissi in una vecchia storica catechesi, non è una sala d'aspetto. Ecco, ed è molto meglio pensarci adesso, perché adesso siamo in tempo per cercare di ridurre il più possibile il nostro purgatorio. È azione molto lodevole e molto prudenziale, che se scegliessimo di farla, penso che ci faremmo un bel regalo. Infine il paragrafo seguente si intitola Dio solo. So che non c'è nulla che tenga più in pena i defunti del non compiere ciò che essi promettono. La defunta mi disse l'ultima volta che la vidi che ella aveva fatto voto di compiere un'opera buona. Ecco perché l'ho avvertita affinché la cosa si compia. Ella le sarà più utile nel cielo che sulla terra, ma è necessario aiutarla ad entrarvi ed assisterla con preghiere ed opere buone. A questo scopo non bisogna più amare né volere che Dio solo, e è nel suo santo amore che io sono tutta sua. E qui ci ricorda come l'amore di Dio e la carità, con la C maiuscola, quindi quella che si rivolge verso l'Altissimo, è evidentemente un altro grande ausilio per le anime del Purgatorio, perché una caratteristica fondamentale proprio del Purgatorio è che lì si impara ad amare Dio, ed è una scuola molto dolorosa, perché le anime, perché imparano ad amare Dio? Perché ne hanno avuto una cognizione molto superiore a quella che abbiamo noi durante il giudizio particolare, e quindi quella nostalgia, quel desiderio immenso di poterne godere si innesca dal giudizio particolare e cresce mano a mano che va avanti la purificazione. Quindi è chiaro che un'anima terrena che offra il suo libero, perché per noi è libero, amore di Dio per le anime del purgatorio, l'aiuta enormemente nel percorso di purificazione. Bene, l'avvento di Jesus et Maria. Amen.